the moon hits your eye like a big pizza pie, that's amore. When the world seems to shine like you've had too much wine, that's amore. Bells will ring, ting-a-ling-a-ling, ting-a-ling-a-ling, and you'll sing Vita Bella. Hearts will play tippy-tippy-tay, tippy-tippy-tay, like a guitarandella. When the stars make you drool, just like a pastifazool, that's amore. When you dance down the street with a clod at your feet, you're in love. Il gruppo Ristoratori Italiani è un'associazione no profit fondata nel 1979 da Tony May e costituita dai più grandi ristoratori italiani presenti sul territorio americano. L'obiettivo che si propone è quello di promuovere la conoscenza dell'autentica e raffinata cucina italiana e diffondere la sua immagine attraverso i membri dei ristoranti, borse di studio culinarie, eventi di beneficenza e notizie tematiche. Il gruppo provvede a fornire un flusso costante di informazioni sulla cucina italiana a tutti coloro che sono animati da un forte e serio interesse per quest'ultima, inclusi ristoratori, stampa americana, scuole culinarie, importatori, distributori e consumatori in generale. Grazie all'invito di Filippo Frattaroli, famoso ristoratore di Boston, dalle radici italiane, Tony May, insieme alla sua troupe di giornalisti e personaggi noti nel mondo della ristorazione americana made in Italy, si sono ritrovati attorno a una tavola imbandita nell'hotel Ovidius, dove tra una discussione e l'altra hanno potuto assaporare i piatti tipici della nostra cucina. Con noi per oggi Giovanni Stasi, responsabile pubbliche relazioni per la CHC, un'azienda statunitense con sede a New York, che calandosi nei panni di nostro inviato ha intervistato i nostri colleghi d'oltreoceano per sapere cosa ne pensano di Sulmona e del cibo delle nostre parti. Buonasera, siamo a Sulmona, lei è una giornalista americana, si chiama Carrie Jones, è venuta da New York City, stiamo visitando per stasera la città di Sulmona e ha una sua opinione se fatta di Sulmona, adesso chiediamogliela. How do you like Sulmona? Sulmona è una città bellissima. I think it's a beautiful city. I loved seeing the aqueduct and the beautiful main square and have learned so much about the history of the beautiful city. Perciò, come vedete, in un giorno ha già imparato l'italiano, Sulmona è bellissima e questo l'ha capito subito. Le è piaciuto, abbiamo fatto una bella passeggiata prima sull'acquedotto, abbiamo visto l'acquedotto dall'alto, abbiamo visto Piazza Garibaldi, perciò siamo rimasti incantati e gli piace tantissimo e vuole tornare. What was your favorite food that you tasted so far? It was so interesting to try all the different fresh cheeses, the ricotta, the mozzarella, and then the caciocavallo, scamorza. They're so different than anything we have in the United States, and so it's interesting to taste them fresh and so near where they're made, which I love. Le è piaciuta soprattutto la cosa che è piaciuta di più, anche a livello di gusto personale, sono state tutte le varietà di formaggi che avete, il caciocavallo, la mozzarella, piuttosto che tutte le varietà. Però anche stasera ha provato una cosa che non aveva mai provato, che negli Stati Uniti non si trova, che è l'aglio rosso. Ce l'avete solamente the red voi? Garlic? The red garlic. Yes, I loved the red garlic and also the pizza Svrigoli. It was so different than anything I'd ever had. Gli abbiamo fatto provare anche la pizza con gli sfrigoli e gli è piaciuta molto. Poi lei mi diceva che le piace già in generale l'aglio. Poi c'era molto curiosa di provare l'aglio rosso di Sulmona, l'ha provato ed è rimasta colpita, è una cosa che non aveva mai assaggiato prima. Abbiamo qua la giornalista Melissa, anche lei viene dagli Stati Uniti, siamo qui in missione con GRI, che è il gruppo ristoratori italiani del signor Tony May, che è un famoso ristoratore, ha un famoso ristorante a New York. Lui negli anni 70 ha pensato di creare questa associazione per proteggere e promuovere l'autenticità dei prodotti italiani. E ogni anno porta dei giornalisti e dei membri della nostra associazione a visitare una regione d'Italia. Quest'anno siamo qui, stiamo visitando Sulmona e chiediamo alla giornalista cosa le piace di Sulmona, cosa le è piaciuto. What did you like about Sulmona? Oh, I just think it has such an amazing history, the fact that it was founded 300 and some odd years before Rome, and there's just so much culture here and so much history which relates to the food, and you can tell that people are very passionate about the city.
Questa sera siamo molto fortunati perché Filippo Frattaroli insieme a Tony May ci hanno organizzato una cena. Abbiamo anticipato un po' la Pasqua per una tipica cena pasquale abruzzese, perciò abbiamo provato tante specialità, però volevo chiedere appunto a Melissa qual è stata la specialità che ti è piaciuta di più. What was your favorite food about tonight's dinner? I love the goat heart with the artichokes. I just think it's such a humble dish, and it has a lot of history, and it's something so simple but so beautiful. Allora, ha detto che le è piaciuta soprattutto la coratella. A dir la verità, quando l'abbiamo presentata a tavola avevamo un po' di timore a presentarla agli americani perché non si sa mai la reazione. E invece ci siamo stupiti, è stato il suo piatto preferito. Evviva la coratella! Qua abbiamo due giornalisti, sempre da New York, abbiamo Jennifer Pelka e abbiamo Mike Riccetti. Loro sono venuti per la prima volta sul Mona, abbiamo fatto un giro prima in centro storico, chiediamo cosa gli è piaciuto di più della città. Jennifer, what did you like about Sulmona? What did you like the most about Sulmona? Oh, it's so beautiful, Sulmona. Walking down the street from, well, first of all, the first thing we saw were the beautiful aqueducts, the historic aqueducts, and seeing the bed and breakfast that we were in that was over 1,200 years old. It's so gorgeous. And such beautiful hospitality. Also, the best food that we've had on the trip so far were those beautiful little pizzas. Mm-hmm. And so far, the dinner tonight, these gorgeous, beautiful plates of fava beans that you just peel right off the pod. Gorgeous. Allora, le è piaciuta tantissimo tutta la cittadina. Abbiamo iniziato il giro guardando dall'acquedotto. Il signor Frattaroli ci ha fatto vedere dal suo bed and breakfast tutta la veduta dall'alta della piazza e dell'acquedotto. Perciò quello è stato un momento che le rimarrà sicuramente impresso di questo viaggio. E poi del cibo di questa sera, la cosa che l'ha impressionata di più, perché non aveva mai visto una quantità e una qualità e la lunghezza, sono appunto le fave crude che hanno portato al tavolo un vassoio e le non aveva mai visto. Eppure ci hanno detto che queste non sono neanche le più lunghe, perché sono quelle di inizio stagione, perciò se avesse visto quelle, le vere fave di Sulmona, sarebbe rimasta ancora più scioccata. Chiediamo a Mike la stessa cosa. Mike, what did you like about Sulmona? Everything so far. The what I like best, the town is the most beautiful town that we've visited thus far. And the fact that it's got a grace to it and solidity that we haven't seen in the other smaller towns. And just the generosity of the people so far. Allora, anche a Mike ovviamente è piaciuto tutto quello che ha visto fino adesso, però la cosa più importante è che Sulmona è la città più bella che abbiamo visitato per adesso, non solo per la bellezza del centro storico così, ma soprattutto anche la gentilezza della gente che si avverte che c'è un'energia positiva, e dunque grazie Sulmona e grazie a tutti i sulmonesi. Mi scusi, ma io mi chiamo Luigi Raffaele Giuseppe Aidal il primo. E questo è il mio cartolino perché io e l'avvocato a città New York. Mi dispiace perché io non parlo bene italiano, perché quando i genitori vengono all'America è cose bruttissime qua, e non voglio ritornare qua, parlo solamente inglese e parlo italiano solamente, non voglio io sapere che cosa ha detto. Capisci? I miei genitori origini a paese famoso per pistacchi, i noci di pistacchi. Tu conosci? Si chiama Bronte, ovest del Monte Etna a Sicilia. Si guarda in Trinacria. Okay. Ma mi piace il Sulmona perché Luciano, vieni qua. Luciano, mi piace il Sulmona perché mio amico Luciano di Adelio abita qui. Era qui a Sulmona due anni passati quando il Papa venne. Spettacolo. Questo paese magnifico, bellissimo, storia. I'm sorry I can't speak too well in Italian, but I try. Nostri figli, io mandato ogni anno per studiare differenti posti in Italia, per esempio in Siena, a Urbino, a Roma, e Balestrade a Sicilia. So, adesso
mio figlio Arturo e mio figlio Lauro parla benissimo. E mio nipote viene alla scuola a New York per studiare la lingua italiana. E ieri, l'anno passato, noi venivamo a Bronte per matrimonio di figlia di Vigilio Banne, Salvatore Tirende. E dopo nostra figlia e due figli vengono a Sicilia per 2 settimane, mi portate altre montagne, l'acqua, parco, papasso, e tutto bellissimo. E mia moglie, i genitori vengono di Palermo. Io sono catanese e Ida è palermitana. Il paese, piccolo paese, si chiama Bolognetta, e un altro paese giù di Bolognetta si chiama Le Carafride. Le Carafride è il paese dove i padri di Frank Sinatra viene. So, io sono contento di essere qui a Sulmona e auguri di New York. E Luciano, che vuole dire? No, io niente, io posso semplicemente dire che è stato un piacere vedervi stasera. Ti piace Sulmona? Io ci sto bene, sono qui da 12 anni e sto abbastanza bene. E lui ha sei cani, sì, so, e un cascio per lepri, vero? Sì. Dici. Sì, niente, è una passione, qui ci sono delle montagne splendide, favolose, amo la natura e quindi tutto ciò che c'è nei dintorni di Sulmona è tutto bello. Tutto e lui ha due gemelli e una maschile, e molti anni fa, quando incontrato a Sardegna, 1987, ho incontrato a Sardegna, e due gemelli venne negli Stati Uniti per un mese con noi, e i portati di New York, Florida, Disneyland, è wonderful. Sono rimasti amici per tutti gli anni, molti anni. Ok, tante grazie. Mino Giliberti, sono di Mola di Bari, vivo negli Stati Uniti da 43 anni. Ho un ristorante e una pizzeria. È la prima volta qui a Sulmona. Onestamente il paese mi ha scioccato, perché è un ottimo pulito. Io sono veramente meravigliato, mi congratulo specialmente con Filippo perché è un amico, e mi parlava sempre di Sulmona e io credevo che esagerava, invece veramente è un ottimo paese e sono molto meravigliato. Verrò di nuovo, verrò in vacanza senz'altro. E siamo qui stasera ospiti di Ovidio, grazie a Filippo e alla sua generosità, amicizia anche, però trovo il cibo eccellente, almeno finora. Abbiamo avuto 7-8 diversi antipasti, quindi molto buono. Come cibo l'Italia è sempre, credo e sono sicuro, la numero uno al mondo, e questo è uno degli esempi. Stiamo provando molte specialità locali che a me erano sconosciute e quindi sono molto contento e sto imparando molto, specialmente da questa zona, diverse specialità culinarie non conosciute da me ma eccellenti. No, io siamo dal padrone di casa, scusa. Ok. Io do il benvenuto a Tony May, che è venuto a trovarci qua nella città, nella nostra città, e ci ha fatto molto onore ospitarle insieme alla sua truppa, ai giornalisti, a tutti gli amici che sono venuti da New York per questa occasione, e gli abbiamo proposto i nostri prodotti tipici della nostra zona e stiamo facendo degustare un menù che spero sia di suo gradimento, con prodotti della nostra terra e i confetti chiaramente di Sulmona. Grazie di essere venuto e buona cena. Thank you. Beh, ovviamente il pranzo è ovviamente eccezionale. Perché? Perché la nostra cucina, la cucina italiana, è una cucina di prodotto.
quindi quando noi cominciamo da un prodotto eccezionale, naturalmente i risultati sono sempre positivi, sono sempre meravigliosi. Noi facciamo la stessa cosa negli Stati Uniti. Negli Stati Uniti noi compriamo il meglio che possiamo trovare, cerchiamo di tradurlo nei gusti e ai sapori che oggi gli italiani, come mangiano gli italiani oggi, e cerchiamo di fare la cucina quanto meglio possiamo. Questo lo facciamo nei nostri ristoranti a livello operativo. E come associazione, il gruppo Ristoratori Italiani, la facciamo negli Stati Uniti, tramite educazione, educazione a livello operativo nei nostri ristoranti ed a livello istituzionale nelle scuole. Nelle scuole andiamo, parliamo con gli studenti, portiamo prodotti, insegniamo cucina italiana tradizionale, ma riveduta. C'è riveduta in un modo che è più accettabile al consumatore di oggi, che ha diversi valori nutrizionali, i valori nutrizionali sono diversi da quelli che erano una volta. Quindi abbiamo tanto lavoro da fare, abbiamo fatto dei miglioramenti in tutto, però abbiamo ancora due generazioni da lavorare prima che riusciremo a portare il gusto americano al livello che noi desideriamo. Sono molto molto contento che Tony May sta qua, perché Tony May è grande amico per 30 anni, come Domenico è grande amico per 30 anni. Sono contentissimo di mettere assieme quello che chiamano i heavyweight. Domenico è un grandissimo chef, fa guardare l'Abruzzo bene, e Tony May, come qua abbiamo dei grandi trattori che arrivano fino nelle Puglie. Tony May ha fatto i trattori per tutti i 50 stati degli Stati Uniti, è un grandissimo personaggio e sono contento che ha fatto Sulmona, comincia a fare Sulmona parte dei suoi tour in Italia. Grazie Tony, grazie Domenico. Come gruppo Ristoratori Italiani siamo onorati di presentare a Domenico questo certificato come socio onorario del nostro gruppo al ristorante Santa Croce Ovidius. Io ti ringrazio come sempre, thank you very much, ti aspettiamo a New York così che possiamo celebrare in modo giusto questa tua nomina. Grazie. Sono molto onorato di riceverlo. Io verrò senz'altro a trovarvi a New York. Va bene, ti aspettiamo. When you dance down the street with a cloud at your feet, you're in love. When you walk in a dream. Durante la serata sono stati consegnati agli ospiti degli omaggi portati in sala da due membri del Borgo San Panfilo, che hanno così mostrato l'abito tradizionale del loro borgo di appartenenza. E da quando si fa la seconda opera di City, il nome San Panfilo, e il capitano è stato in giusto lì. They gotta give a gift to everybody, and you guys make them believe it. Tante grazie. Prego, prego. Filippo, devi spiegare come lo scrivesse e Giovanni traduce. Giovanni traduce quello che dice lui. Cosa devo dire? Come stanno vestiti, dai. Loro stanno vestiti in stile. Anche qui il nostro Giovanni ha tradotto le spiegazioni fornite dal professor Nunzio Di Placido sulle modalità di confezionamento dei vestiti indossati dai due figuranti. Let's make a Bollywood we like Sulmondino people, right? People from Sulmon, you call Sulmontini. Giovanni, Sulmonesi. Se noi guardiamo il costume della donna. So let's focus for a second on the costume of the girl. Il taglio sotto al seno.
a quell'altezza? All'interno. Significa che sta cominciando il 1500, il Rinascimento. Ok, Giovanni, traduci. Allora, il taglio qua sotto. Perché poi, oltre la metà del 500, questo taglio si abbassa e entriamo in un'altra era, quindi comincia il barocco, il 600. So like later on, like the cut will be lower and they will start representing the new century, the 16th century. Sia il costume della donna che dell'uomo, e questo lavoro l'hanno fatto tutte le sarte anziane di Sulmona, quindi lavoro di un anno intero, questi due anni. Abiti, sì, 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 sì. Like both clothes were made handmade, but like all the expertise, all ladies of Sulmona, they spent over one year with all the details that you can see. Sono tutti ricamati a mano. It's all handmade, handmade. E la qualità delle stoffe è la migliore che esiste in commercio, dai broccati ai lenuti. It's the best fabric that you can find on the market. It's just like the top quality of fabric. Mentre la ricerca storica di questi modelli è stata fatta dalla commissione artistica della giostra cavalleresca di cui io mi onoro di far parte. Of course, like these are not the original, these are reproduction, but they were designed exactly in the same style of the century back then. Perché ve ne credo torniti, Nuzio, is a part of the commission. Li abbiamo disegnati noi. Is part of the commission of the famous palio. Non è credo il tuo disegno. Dai, capa. Ok. Grazie. La cosa importante è che tutti hanno lavorato gratis, senza essere pagati. So, volontariato. Also like to show you like the spirit of Sulmona, like all the people who, and I told you like it took over one year to work on this clothes, they all were didn't want to get paid. They work for free, just for the pleasure of being part of this tradition. La cosa importante è che le donne anziane hanno insegnato ai giovani come si fa questo lavoro. Ma you know, the most important thing, it's all about tradition. So it's also nice that these old ladies, they teach the younger generation how to make a dress like this. So it's like a tradition that stays alive. Noi vi aspettiamo alla fine di luglio per vedere come vive Sulmona in una settimana nel Medioevo. Grazie. So, come back in July, at the end of July, and you're going to experience something you never experienced all your life. Come back. Fly me to the moon, let me play among the stars, and let me see what spring is like on Jupiter and Mars. In other words, hold my hand. In other words, baby, kiss me. Fill my heart with song and let me sing forevermore. You are all I long for, all I worship and adore. In other words, please be true. In other words, I love you. Song, let me sing forevermore. You are all I long for, all I worship and adore. In other words,